Ciao amiche della Beche, oggi faremo un copriforno romantico, ma mettiamoci subito al lavoro. Partiamo subito col primo passaggio. Prendiamo un pezzo di organza, questa rosa in questo caso, perché questo coprifono lo faremo come tutta la linea romantica che abbiamo fatto, il pompone e certe cose e altre cose. È un velluto sottile di 1 mm rosa, e questa è un'organza rosa che ha un po' di scalatura di colore con il velluto. Ok, allora questa organza ho fatto lo zigzag da una parte, e da una parte metterò questo pizzo, metterò dritto con dritto. Lo metterò pari qua e andrò a cucire qui a 1 cm. Le misure di questo pannello sono queste. Ok? 84 per 29. Per 29. Sulla lunghezza metteremo il pizzo. Ora io lo appunto con gli spilli e poi lo vado a cucire a 1 cm di altezza. Punto dritto anche al 2,5 va bene, o anche al 3, avanti e indietro all'inizio e alla fine, ok? E vado, faccio 1 cm di cucitura. Ora io sto a bordo piedino, che sono sugli 8 mm, ok? Arrivo in fondo. Una volta arrivati alla fine, avanti e indietro. Qui l'abbiamo un po' più lungo. Lo vado a piegare in questo modo e faccio praticamente la stoffa, la mando tutta dalla parte dell'organza. Lo piego così e faccio una cucitura proprio piccina in cima qui. Ok? Faccio anche senza gli spilli. In questo modo. Sempre avanti e indietro all'inizio, poi anche alla fine. In questo modo. La cucitura, le due cucite, cioè la stoffa sotto tutta dalla parte dell'organza, in questo modo. Così, una cucitura in questo modo. Arrivo in fondo. Otterrete questo risultato, ok? Poi magari col ferro da stiro si appiattisce tutto e viene un bel lavoro. E ora questo lo mettiamo da parte. Prendiamo il velluto che avrà la dimensione sempre di 84 per 39. Questo il velluto. Ok? Ecco, da una parte ho passato la taglia cuci, potete passare lo zigzag come volete, e ci va la parte più lunga, quella di 84. Lo vado a piegare così e faccio un orlino di 1 cm. Quindi parto. Magari se volete mettere gli spilli, perché il velluto è un po' difficoltoso a cucirsi, perché il pelino fa slittare lo strato. Io non metto gli spilli, mi viene bene lo stesso. Un orlino in questo modo. Arrivo in fondo. Una cucitura in questo modo, vedete? Ok? Ora andrebbe passata anche lateralmente la taglia cuci o lo zigzag, però io mi sono accorta che questo tessuto non sfilaccia, quindi non importa che faccia la taglia cuci qui, ce l'ho fatta perché l'ho fatta lì e l'ho fatta anche qui. Però non, se avete il velluto che non sfilaccia per niente in questo modo, non importa passare lo zigzag o taglia cuci. E lo faccio anche da questo lato e dal lato di qua e da questo, ok? Questo è il rettangolo. Anche lateralmente, ok? Quindi faccio la stessa cucitura qui, come ho fatto lì, sempre piccolina di 1 cm. E parto. Lo faccio da questa parte e lo faccio da quest'altra, ok? La stessa cosa la faccio anche qui. Qui dovrò piegarlo anche 2 volte perché questo sfilaccia molto, vedete? Ora qui non si vede perché questo sfilaccia un po', quindi farò o taglio a cuci anche qui e poi lo ripiego una volta. Sì, sarà meglio di fare così. Ok?
Sì, oppure lo zigzag l'ho piegato una volta. Allora, cucio tutti questi lati. Io ho passato la taglia cuci anche qui e ora vado a fare l'orlino, come vi avevo detto, ok? Perché viene più bellina, ok? Così, in questo modo. In questo modo. Giusto per chiacchierare, ok? A tutte e due. Una volta cucite, tutte queste, fatti tutti questi orlini, mettiamo i due tessuti insieme, rovescio con diritto, e li andiamo a sovrapporre e li mettiamo pari qua su in cima dove non abbiamo fatto nessun orlo, ok? E ci mettiamo degli spilli, tutti per precisi in questo modo. E ora andremo a fare un'arricciatura proprio qui, come vi ho insegnato, con una furbata. Per chi non c'ha il piedino arricciatore, per chi non ha voglia di imbastire, per chi non ha voglia di tutto questo, qua e qua. Prendete un pochino di filo da uncinetto, almeno 1 metro, e fate così, vi metto sotto macchina. Si imposta il punto a zigzag, un zigzag abbastanza larghino, eh? Si mette il filo qui a 1 centimetro dove dobbiamo fare l'arricciatura. E quindi ci si mette questo qui, ci si fa magari un nodino, ma non serve neanche. Comunque ci si fa un nodino magari così con cappio che non scorre. Si mette qua dove dobbiamo fare la cucitura e mentre che facciamo lo zigzag, inglobiamo, lo zigzag fa così, inglobiamo nel mezzo il filo. Zigzag è abbastanza anche piuttosto alto, eh? E anche punto lungo, tanto serve solo per arricciare, non dobbiamo fermare chissà che. In questo modo. In questo modo. Vedete nel mezzo mi rimane il filo. Ok, vado avanti. Vedete il filo è nel mezzo allo zigzag. Poi andremo a tirarlo e arricceremo. Arrivo in fondo. Allora, io l'ho cucito. Ora dobbiamo arricciarlo, però prima di sapere quanto dobbiamo arricciarlo, mettiamolo un attimo da parte e facciamo gli altri componenti. Allora, ci serve un alloggio, diciamo, per tutto questo, che dovrebbe essere questo. Aspettate, tiro meglio, se no non si vede. Allora, dobbiamo fare delle strisce che misurano. Dovrebbero essere queste, sì, che ci sono diversi pezzi. 51 per 9 e mezzo. Ok, avevo cancellato perché avevo sbagliato. 9 e mezzo per 51. Allora, cosa si fa? Se ne taglia un pezzo. Io ho cercato di prendere della stoffa di cotone perché due velluto veniva troppo spesso questo passaggio. Quindi, se avete una fodera o una stoffa di magari simile, insomma, davanti di questo coprifonno, ho messo dritto con dritto. L'ho sovrapposto in questo modo. Questa la fodera la pareggerò dopo perché si sa il velluto un po' si sposta a cucire. Prima di accoppiarli insieme però ho fatto questa piega, vedete? Ho piegato sia la fodera che il velluto in questo punto qui, ok? E di qua. Scusate, c'avevo una telefonata. Allora, ora si vanno a cucire. Come si cuciono questi? Si fa una cucitura. Aspettate, eh? Allora, scusate perché bisogna tornare un attimo indietro. Prima di cucire questo dobbiamo fare delle fasce che sono quelle con le quali attaccheremo il coprifonno al forno. Quindi fate delle fasce alte 20 cm per 28. Ok? Ne dovete fare due. Allora, questi sono i 20 cm. Ve lo rilevo. Questi sono i 20 centimetri, 20 per 28, ok? Le pieghiamo così, dritto con dritto, e le andiamo a cucire qui e qui, ok? Una e due. Ora ci rimetto le spille perché il velluto parte, va per conto suo.
Proprio parte, parte, anche con le spille. Perché il pelino, si sa. Comunque questo progetto lo potete fare anche in tessuto di cotone. Io ora lo faccio così per fare tutto, diciamo tutto il completo, tata, di uguale agli altri accessori che abbiamo fatto. Abbiamo fatto il fiocco, abbiamo fatto il pompon, abbiamo fatto le rose di velluto, abbiamo fatto tutto una macchinatura anche di 1 cm, tanto è bello abbondante. Eccoci, qualcosina si vede. Arrivo qua e questo lo stesso faccio così e così. Allora, una volta cucite così e così, prendiamo i fili come sempre, si toglie gli angolini qui e si vanno a risvoltare. Per bene, per benino. Allora, stavo dicendo che lo potete fare anche in cotone, perché io ne ho fatto uno in cotone e dopo vi farò vedere come cambia, cambiando proprio il tessuto, l'effetto. Ok? Questo è per una cucina molto romantica, questo, che quasi. Allora, ora qui se ci si fa una ribattitura è meglio, eh? Quindi ci si mettono gli spilli, che altrimenti gonfia e fa tutto il casino. Così. Tutto intorno, ok? Tutti e tre i lati, a questo e a quello. Prima mettete pari. Ho preso anche un ago da macchina, non l'ho trovato, non si sa. Oh. E poi è anche spuntato, ma mi dispiace buttarli via. Oh, come sarà? Allora. Tata e tata, tutti e due, quindi sotto macchina. A questo punto si fa anche un pochino più grande, eh? Si fa la ribattitura, si può fare anche al 4, almeno poi quello è a gusto personale, eh? Se non vi scorre il velluto, usate questo e accompagnatelo mentre che cucite. Mi si è sfilato l'ago, sapevo io, fa troppo facile andare veloci così, eh? Non male che il filo ago si fa presto, eh? Ecco qua, vago giù, spillino su, si leva lo spillo man mano e si cuce in questo modo. Ok? Rifaccio tutti e due in questo modo. Diciamo che sono alla fine. In questo modo, ok? Ora, questi li dobbiamo inserire qui mentre che cuciamo questa fascia che misura, ve l'avevo già detto, queste dimensioni, ok? 51 per 9,5. Per 9,5 tutta prima di essere piegata, eh? Ok? Vedete qui c'è la cucitura, ok? Allora, da una parte che scegliete, cioè no, dalla parte che scegliete voi, no, dalla parte opposta a dove avete fatto questa. Dalla parte opposta di questa fascia di centimetri 51 per 9,5, proprio tagliata così, poi cucita verrà più piccola. La parte opposta di dove avete fatto questa piega, ok? Ci inserite questi, li dovete mettere così all'interno qui. Quindi prendete la misura, che ora ve la dico precisa dove metterli, metro, eccolo qua. Chi lo chiama metro? Chi c'è? Io lo chiamo metro. Allora, lo dovete mettere a 6 centimetri da dove andate a fare la cucitura. Ciò vuol dire che se la cucitura me la fate a 1 centimetro, così, qui è 1 centimetro, cioè no, dovete farla a 1 centimetro, regola questa. Sì, ci siamo. Da dove fate la cucitura, quindi 6 da dove fate la cucitura, 7 dal bordo, è chiaro, ok? Io metto qua e faccio un segno a 6 centimetri di qui e a 6 centimetri di qua, ok? E vado a mettere la parte che non ho cucito qua dentro, qua. È facile, questo, è più a dirsi che a farsi. E partite da 6 centimetri. Ok? In questo modo la mettete a
Mettetela anche a 2 cm dentro così, così siete più tranquille con questo velluto un po' birichino. Ok, così, così ci si sta belli ampi. E fissate qui con uno spillo. Di qua fate la stessa cosa, a 6 cm mettete questo e lo mettete sporgente allo stesso pezzetto, se no viene uno più lungo e uno più corto. Così, questi braccialetti fanno casino. Così, eccoci. E anche qui ci si mette uno spillo. Magari mettiamo sia qui che qua, almeno sta un po' più fermo. E ora andiamo a cucire così, così e così. Vado sotto, parto da qua, 1 cm, tutta di 1 cm di spessore la cucitura. Il punto lo potete mettere anche al 3, perché tanto nel velluto. Punto. Vado sotto macchina, avanti e indietro all'inizio e vado. Mi tengo sempre questo strumento o un paio di forbici, ma è meglio questo, questo è proprio l'ideale. E faccio 1 cm di cucitura tutto su questi 3 lati che abbiamo. No, questo l'ho fatto troppo spesso, 1 cm, se no poi non torna. Così tolgo gli spilli man mano che cucio. Così. Arrivo qua. Faccio tutto così e arrivo qua dove ho piegato le tessuti. Allora, finito di cucire, ora si pareggia tutta la fodera che l'avevamo fatta un po' più grande rispetto al velluto. A questo punto si fa così, ci si levano gli angolini anche qui, di qua. Cioè, si può anche lasciare, tanto è sottile questa fodera qui. Ora vi ci vuole del panno Lenci, che non vi avevo detto, però ci vuole. Io qui taglio tutto così, faccio tutto proprio il rifilo, tutto 1 cm. Questo lo faccio sporgere di 2 cm, perché almeno ci vado un po' più tranquilla quando cucio, ok? Meglio abbondare che. Ecco qua, rifilato tutto per bene. Allora, questa organza è quella delle tende, non so se ve l'avevo detto, quella che ho usato lì. E questo è un cotone semplicissimo, anche quello da lenzuoli va bene. Ora si va a risvoltare questo, così. E ora vi conviene imbastire un pochino perché il velluto, se no, vi slitta e vi si sposta. E poi andrete a levare l'imbastitura. Io ci dovrei avere un ago già infilato. Eccolo qua. Sa che è corto questo qui, ma forse mi basta appena. Allora, ora qui il velluto lo piegate 1 cm, anzi lo girate di qua, me lo fate meglio dal rovescio, così lo piegate 1 cm e lo imbastite, perché se vi faccio mettere gli spilli poi diventa una cosa di tale, perché questo velluto è fitto, non c'entra l'ago nemmeno, anzi il nodino lo faccio rimanere fuori, almeno poi lo levo bene il filo. Allora, le mani lo ghiacce. Mi ci sono data anche un po' di crema perché le ho tutte schiantate dal freddo, mi scivola all'ago, cioè è proprio una cosa inaudita. Così, comunque avete capito, eh? Lo piego tutto 1 cm, così. Guarda com'è dura venire via l'ago. Allora, arrivo fino in fondo qua con questa piegatura di 1 cm. Arrivo qua. Allora, una volta imbastito così, vedete, lo mettiamo da parte un minutino. Allora, questo passaggio di imbastire, se lo fate di cotone, non importa, basta che lo stirate, ok? Lo faccio perché il velluto, vedete, gonfia, non si appiattisce, tutto quanto. Mettiamo da parte anche questo, facciamo un altro componente, poi assembleremo tutto e sarà finito. Ora dobbiamo fare questa, dov'è, qua. Questo motivo qui. Questo, quindi fate un rettangolo di 18 centimetri, ok? A metà mettete un puntino e lo tagliate da 10 centimetri e mezzo, ok? Sono spiegata. Questo facciamo finta che sia un rettangolo, poi la stoffa la piegate così e ne tagliate due, ok? Comunque il rettangolo sarà 51
alto 18 nel mezzo e lateralmente sarà 10,5. Ok? Allora, io l'ho già tagliato ed è qua. E sempre anche questo ci si mette la fodera in questo modo. Vedete? La fodera l'ho lasciata un po' più grandina, poi la rifilerò dopo. Allora, questo invece lo cuciamo. Vedete, ho messo dritto con dritto il velluto e la fodera. Dritto con dritto e cuciamo tutto qua. Guardate, eh? Questo è facile, eh? Anche i bimbini di terza elementare lo fanno. E ci fate una cucitura di 1 cm, tutto, tutta intorno, così. Partite da qua e fate così, così, così e così. Qui non ci si cuce, ok? Cioè questo lato qui si lascia tutto aperto, si lascia aperto, si cuce solo da qua a qua. Punto dritto, uno spessore di 1 cm. Avanti e indietro all'inizio e alla fine. Eccoci. Spillatelo, mi raccomando, perché il velluto, sapete, no? L'ho detto filo all'inverosimile, ok? Sto bucando tantissimo, ma tantissimo. Ho messo un sacco di spilli e ora aiutano. Allora, ago giù, piedino su, si gira, si rimette giù il piedino e continuo. Ho cucito tutto, vedete, così. E ora vado a rifilare tutto qui, taglio gli angolini e vado a tagliare questa fodera che mi dà anche un po' noia, eh? Ora su, qui lo stesso tolgo un po' di stoffa sull'angolo, qui taglio. Qui l'angolino, qui taglio e poi qui sulla stondatura ci faccio delle piccole incisioni, ok? In questo modo, attenzione a non tagliare la cucitura, eh? Di qui e di qua e poi andiamo a risvoltare. Allora, questo componente qui dovrà andare all'interno di questa, ok? Quindi controllate prima di risvoltarlo che sia a dimensione giusta, perché si sa il velluto si può spostare mentre che si cuce. Controllate che questo entri dentro qui, guardate la cucitura qua, che siano a misura con questa fascia che abbiamo fatto prima, ok? Io mi sono accorta che sono è un po' troppo grande, quindi ho fatto un'altra cucitura allineandomi proprio alla misura di questa fascia, ok? Qui ci tolgo un po' di più magari di stoffa perché ce n'è anche troppa, tanto questo non sfilaccia nemmeno. Quindi lo rifilate, controllate sempre perché si sa quando si cuce, specialmente il velluto, ora con il cotone magari si va più precisi, ma con il velluto ci sta che quel 2 mm, basta 2 mm di qui, 2 mm di là, siamo già fuori misura perché sono già 4, ok? Si tira fuori gli angolini per bene, così. Anche qui la punta, se avete il ferro a portata di mano, ci potete dare una stirata magari sul rovescio dove c'è il cotone, non sul velluto. Che il velluto quanto meno si stira e meglio è. Ora io provo qua e vedo che è proprio preciso, vedete? Proprio giusto qui che mi entra qui dentro. Allora, ora una volta fatto questo passaggio, qui ci si può fare anche qui una ribattitura tutta intorno, perché vedete come gonfia questo tessuto qui. E comunque è già più. Oddio, si potrebbe fare anche un'altra cosa, però qui non ci si mette. Ci si potrebbe mettere anche il pizzo, però quello è un po' troppo alto, mi copre tutto. Vabbè, comunque intanto poi lo spigliamo e vediamo se ci si mette, eh. In quello di cotone ce l'ho messo, però non l'ho messo sotto, quindi vediamo. Intanto io ci faccio questa ribattitura tutta intorno. Però se ci si metteva il pizzo si faceva tutto in un unico passaggio. Io mi sono bucata. Sì, qui. Allora, guardo se trovo un pizzo basso uguale a quello, ma mi sa che non ce l'ho. Ho deciso che non ce lo metto. Poi voi, se ce l'avete più basso qui, potete mettere il pizzo anche su questa punta qui. Allora, io vado ora, faccio una ribattitura di circa
come l'abbiamo fatta a quest'altra balza, di 7 mm tutta intorno qui, qui, qui e qua. Ok? Qui no. Parto da qua, vado sotto macchina e faccio questa ribattitura per appiattire questo benedetto velluto. È bello però, mamma mia, a lavorarlo ci si muore. Volevo far vedere anche quando cucio. Vabbè. Allora, metto qui, faccio bordo piedino, avanti e indietro non importa perché tanto andiamo all'interno. Io ho messo il punto al 3. Questo si leva perché mi dà anche un po' noia. Così. Fermo qua, ago giù, piedino su e cucio. Ora la mia macchina lo cuce bene perché c'è il doppio trasporto, però non starci attenti lo stesso. Va bene, arrivo in fondo qua, ci si ritrova. Allora, in questo modo, vedete? Una ribattitura, così. Si mette fermo, si lascia da parte questa fascia che avevamo preparato prima. Tiriamo fuori bene questi così e mettiamo uno spillo qua in modo che i due strati non si spostano. Uno spillo, una fila di spilli, volevo dire. Mettiamo pari qua. Così. Questo lo stesso, tiriamo fuori queste fasce. Con la mano teniamo anche il sotto e il sopra, eh? Col pollice e l'indice, così, anche proprio fritti non sarebbe male. Va bene, anche qua lo metto, eh? Più si fissa e meglio è. Così, questa è anche un po' noia. Allora, si mette questa, si prende, questo si mette qui da una parte, si prende dopo. E ora c'è da fare tutto l'assemblaggio in un unico passaggio. Si riprende quelle due fasce che avevamo preparato per arricciare. A questo punto si tira, anzi qui si fa questa cosa. Da una parte questo filo si fissa, così non si sposta più. Ok? Stago, mamma mia, è enorme. Tanto basta fissarlo un po' così. Diciamo che è fissato. Vale. Questo si leva e si tira. Quanto si tira? Quanto si arriccia? Si arriccia la misura giusta per entrare dentro a questa fascia che abbiamo preparato, ok? Quindi io lo metto qua, lo misuro per bene e decido che qui è il punto giusto. Quindi ci infilo l'ago. Oh, ma questo è troppo lungo, eh. Dove ci vuole infilare così? E lo fisso qui alla misura desiderata. Ricontrollate un altro pochino. Ecco qua. Allora, ora va distribuita la ricciatura un po' in maniera omogenea, eh? In questo modo ormai non si sposterà più perché la misura è quella giusta, ok? In questo modo. Allora, cosa faccio ora? Io ci appunto prima questa qui. Così. Ecco qui sarebbe meglio imbastire perché poi rimane dentro e le spille vanno tolte. Io le imbastisco. Tanto metto le spille e poi le imbastisco dopo. In questo modo, vedete? Deve venire così. Questo va appuntato tutto qua sulla ricciatura. Così. Prima magari vedete se è arricciato in maniera omogenea, così. Qua ce n'è un po' meno, così. Con questo metodo della ricciatura col filo dentro lo zigzag, diciamo che si fa abbastanza bene, eh? Poi chi ha la macchina che arriccia fa prima, ok? Però guardate che questo forse è uno dei migliori metodi. Ecco qua, ce l'ho fisso tutto, anzi invece di starcelo a imbastire, ci si fa una cucitura in cima, guardate qui, per bloccare tutta l'arricciatura a questo motivo. Io ora vado e cucio qui in cima e blocco tutti questi strati, ok? Quindi andiamo sotto macchina in questo modo. Eccoci,
Il punto va bene anche lungo, tanto serve solo per tenere fissati questi due strati, ok? Levo lo spillo, lo metto proprio al pari, preciso, velluto è un po' un problema, però ci si può fare. Ho messo il punto al 5, guardate, proprio per non avere... Controllate sotto che magari sentite, facciamo così, mettiamolo da qua. Lallina, l'ho tagliato tutto. Cuciamolo dalla parte della ricciatura, così vediamo bene le pieghettine dove ci vanno, eh? In questo modo. Dall'inizio, in cima, in cima. Ecco qua. E ci si va a cucire. Così si vede meglio come si mettono le piegoline. E ci si aggiungono magari. E si sta attenti anche a questa farina. Eccoci. Sembra facile, eh? Ma il velluto è ignorante, eh? Di là si faceva meglio perché qui il pelino non c'è, però non si vedeva la ricciatura e quindi ho preferito fare da questa parte, però anche gli spilli. Comunque viene bene, non vi preoccupate, tanto qua va tutto dentro questo pezzetto. Sistemate per bene questi strati. E qui abbiamo anche lo strato di organza. Comunque, voi vedete voi, se preferite cucirlo dalla parte di là, del velluto, è uguale. Con il cotone tutti questi problemi non ci sono, perché con il cotone si cuce meglio questo progetto. Va bene, arrivo in fondo, che ci sono quasi arrivata, e ci si ritrova. L'ho cucito in questo modo, vedete, proprio in cima, vedete, non ho nemmeno preso lo zigzag. Ora si inserisce qui dentro, magari se volete fare qui un segnettino, si inserisce di 2 cm. Se avete una penna cancellabile, no, questa è bianca, no, quell'altra, la nera, eccola qui. Queste le ho prese su Amazon, sono penne con la cartuccia ricaricabile, l'ho pagata una cavolata, però ora non mi chiedete il link perché non lo trovo di certo, ce ne saranno 100.000. Allora, poi non me ne viene veramente niente, quindi devo fare pubblicità anche a chi non se la merita. Allora, qui si fa 2 cm, non se la merita, nel senso, a me Amazon non mi dà mica niente, quindi perché io voglio stare piuttosto neutra. 1,5 cm facciamo, 1,5 e mezzo, eh? 1,5 si fa rientrare, si fa un segno 1,5, un segno 1,5. Un segno nel mezzo, un segno nel mezzo, e qui uguale, perché almeno lo inseriremo tutto alla stessa maniera, o così. Ora, semmai ci si fa un rigo e si segue questo rigo. Queste pennine sono valide, eh? Basta toccarci, lo scrivono e vanno bene, vanno via bene sia col ferro che con il phon. Ora questo lo vado a inserire qui e sto a riferimento, prendo questo rigo che ho fatto, eh? E a questo punto tengo con il dito sotto e piego anche di sotto, ma di sotto lo posso piegare anche meno, anche se la cucitura mi viene qua, l'importante è che mi prenda tutto, ok? Se no lo potete piegare anche prima, lo potete stirare, tanto questo è cotone, quello di sotto, e metto gli spilli qui dove vado a inserire il velluto, eh? Qui tengo il pollice sopra e l'indice sotto e vado a inserire tutti. Quando, qui è già piegato perché avete visto se è già piegato prima, quindi filo anche di qua dove ho fatto il segno, piego anche sotto qui un pochino così. Se volete imbastire anche questo prima va bene, alla stessa misura di quello di sopra, eh? Ecco qua. Io mi devo alzare in piedi perché se no non riesco a farlo. Questo lo metto qui e lo fisso. Sotto l'uguale lo piego un pochino. Così. Sì, se lo piegate sotto prima è meglio, come abbiamo fatto qui. Ecco qua. Controllate sempre di prendere anche il sotto. Guardate qui, è cotone, basta fare anche un po' così, si piega. Ci rimane l'impronta. Ecco qua.
giro e finisco di appuntare. Mi sono bucata con queste da morire. Poi questi spilli sono sottili, entrano ovunque, però bucano da morire. Questo l'ho infilato male. Qui magari ci si può mettere anche questo. All'inizio qui ci si può mettere anche questi qui. Eccoci. Quando la roba c'è, usiamola. E qui sempre uguale. Tanto avete capito. Ora le metto tutte fino a qua e poi andrò a fare una cucitura qui a diritto. Ok? A 2 mm dal bordo proprio in cima, in modo da prendere anche la fodera sottostante. Ok? Finisco di mettere le spelle e poi sotto macchina. Ecco, una volta messi tutti le spelle, controllate sotto che di aver preso tutto, che sia bello spianato, bello messo a modino, che qui non faccia così come fa a me. Quindi lo sistemo. Ecco, ora sì. E vado a cucire. Poi dietro, anche se vi viene proprio non perfettissimo, è sempre un retro, se no potete farlo anche a mano, insomma, come vi pare. Eccoci. E qui sugli spessori vi consiglio di dare due bottarelle. Qua, così. Bene in cima. Mettete prima l'ago dentro, tirate giù il piedino e andate piano piano. Fate un po' di avanti e indietro. Cacciamo per lucchi. Aiutatevi con questo. Ecco, e si va. C'è un po' di spessore, bimbe. Qui è un po' di spessore, c'è. Questa parte è velluto, è un po' spessino. E vado, e cucio. Scivola anche a tenerlo. Se non si tiene così, non si legge nemmeno. Perché mi sono già bucata 50.000 volte. Tremendi, stivi. Proprio non è il fatto del male, a parte che fanno male, ma si rischia di macchiare il prodotto, il lavoro, eh? Capitato di essere alla fine di un lavoro, macchiarlo e dover ripartire da zero. Però poi viene bellino, eh? Il velluto ha sempre una resa spettacolare, eh? Velluto è velluto, si sa, elegante, molto elegante il velluto. Va bene, vi arrivo in fondo e ci si ritrova il lavoro fatto. Ecco qua. Tagliamo tutti i fili. Ops, faccio venire mal di mare, bimbe. Allora, io l'ho cucito, ora poi andrà stirato per benino e si appiattisce tutto per bene. Va levata questa imbastitura che avevamo fatto, che altrimenti quando ci si stira ci rimane l'impronta. Ecco qua, si tagliano tutti i fili. E ora si va. Fissare qui così, questo si mette qui, qui e qui e questo si fissa. Ci si può fare anche un pezzetto di cucitura qui e basta, oppure io ce l'ho fatta così, vedete qui sopra la cucitura già esistente e ho preso anche il sotto, questo non l'ho preso, vedete, l'ho lasciato morbido, ok? Di qui e di là. Ora dobbiamo mettere il velcro qui e qui. Okay. Ne ho tagliato due bei pezzetti in questo modo, il maschio e la femmina, quello rigido e quello morbido. Si fa così, si mette uguale, qui, questo lì o la stessa cosa. Allora lo metto qua, lo metto così a circa 2 centimetri e vado a cucire qui e tutto intorno, ok? A tutti e due. In questo modo. Girate tutto intorno e la toccate. Allora, eccoci qua. In questo modo.
Facciamo a tutti e due e poi andiamo anche qui. Lo posizioniamo, magari guardiamo dove mi va l'altro pezzetto. Metto questo pari, invece l'avevo qua. E lo metto qua e lo vado a mettere qui, in modo che mi risulti un bel pezzetto per infilarci la maniglia del forno, ok? In questo modo, quindi direi che ci siamo qua. A questo punto qui. Spillo. Attacco questo e l'attacco anche di qua, eh? Ecco, in questo modo. Ok? Tac e tac. Ora si prepara la decorazione per questo qui. Allora si prende del tessuto. Allora, del tessuto sempre uguale, sempre si mette dritto con dritto e qui vi arriva il bello. Allora, le codine sono queste dimensioni, le potete fare anche da voi, non importa il cartamodello. Ok? Qui nel mezzo sono 7 centimetri, sono lunghe 16 e qua sono un pochino più strette. Ok? Lo mettete così sulla stoffa, vi fate un cartamodello in questo modo, poi se è un pochino più largo, un pochino più lungo, un pochino più corto, non cambia niente. Questo è per darvi un'indicazione delle misure, ok? Allora, lo mettete, la stoffa la mettete tutta lunga così. Io ne ho fatto uno, però voi ne fa lo fate doppio questo. Mettete la carta qui piegata e ne fate due. Le mettete sopra e le disegnate tutte, ok? Come ho fatto io, vedete, ce l'ho disegnata. Ok? Poi vado a cucire, parto da questo pezzetto, lo lascio aperto, parto da qui, faccio tutto fino a qui e lascio questo pezzettino. Una volta c'avevo un gessetto, ora non lo trovo più. Ce l'avevo sopra qui, ce l'avevo qui però. No, l'avevo levato. Allora, un pezzettino così si lascia aperto. Qui è dove. Cioè, dovete tagliare. Allora, voi segnate il cartamodello, però andrete a cucire proprio mezzo centimetro all'interno del cartamodello, ok? Perché io l'ho già fatto questo e l'ho fatto più. Sì. Dovete cucire qui. Ora prendo questa matita qui, guarda. Dovete cucire all'interno del rigo che fate, ok? In questo modo. La cucitura andrà fatta a mezzo centimetro, ok? E l'altro pezzo del fiocco è questo che misura. Qui doppiate la stoffa, ok? E misura 14 per 15, quindi sarà 28 per 15, ok? Questo è questo qui. Vedete? Ok? Anche questo millimetro più, millimetro meno va bene. L'importante è che qua sia 14 e qui 15. Ora vado a cucire qui. Questo pezzetto lo lascio aperto. Cucio qui, qui no. E qui non cucio. Qui non cucio. Faccio tutto intorno. A mezzo centimetro. E qui lo stesso. Qui anche un centimetro va bene, eh? Lo faccio vedere un pezzettino. Eccoci qua. Allora, si levano le spille. Qui si sposta. Io l'avevo messo pari, però si sposta. Ecco qua. Riparto da qua. Levo le spille. Avanti e indietro. E in questo modo. Poi lo piego così. Ora qui mi si è un po' spostato, ma mi si era spostato anche lì, perché tornano uguali. Tant'è che siano tutti e due uguali. Ora faccio così e vado a cucire di qui e di qua. Cerco di metterlo nel mezzo, ma insomma, millimetro più, millimetro meno, non importa, tanto rimane sul dietro. E anche qui uguale. E anche di qua. E poi cucio tutto intorno qui. Una volta cucito tutto, rifilate tutto per bene qui. Ci lasciate quel mezzo centimetro di stoffa in questo modo. Qui tagliate un po' di angoli, non tagliate la cucitura, lo rifilate tutto e poi andiamo a risvoltare. Eccoci, con questo tubicino si fa un po' così.
si fa e si va a risvoltare come si fa sempre. Uno. E di qua, se no come vecchio sistema, un pochino alla volta si risvolta. Trovate un tubicino con un bastoncino, fate prima questo e questo. Si fa anche così, guardate, basta un po' incominciare. Allora, questo ora si va a arricciare un po', si prende così, si piega un po' in questo modo, si fa qualche piegolina in questo modo, così, così, un po' a zigzag, si fissa un pochino con un po' di filo di spoletta, proprio per tenere fermo questa arricciatura, perché il velluto scappa. Duro, questo filo qui. Per tenerlo un po' fermo così. Ora si prende una strisciolina che misurerà 8 per 6 e mezzo per 6, ok? Nella lunghezza si piega così, si sovrappongono le due striscioline in modo che vengano tutte, fatele tutte uguali. Io questo l'ho già fatto in questo modo. Si piega, si mette qui. Questo si mette, cioè si mette una spilla perché, ragazzi, si muove questo velluto in una maniera. Si prende questo qui. Qui dove l'abbiamo lasciato aperto non ha importanza, tanto poi lo gireremo e non importa neanche cucirlo, eh? Tanto va dentro da sé. Questo si mette qui e si fissano tutti e due insieme, così. Ci si mette questo, si va dietro. E si cuce a mano per benino, così. Se volete fissare tutto come ho fatto con il fiocco, con un po' di filo lo stesso, lo potete fare. Io lo reggo anche bene da sé, però mettetelo nel mezzo qui, che sia la stessa distanza, e arrotolate anche questo. Anche le codine, poi lo leveremo questo filo, eh? Serve solo per tenere fermo tutto sto velluto che ci sfugge. Oh, ora sembra complicato, ma non è complicato. Ce l'aggiustate un pochino che le codine vadano in questo senso. Che vanno così, eh? Che sono più belline così. Poi sai, gusti, gusti, tutti gusti, bus, eh? Che sia preciso. E ora andiamo a cucire questo qui, in questo modo, di qui e di qua, così. Ago e filo. Chiudiamo il filo qui, ci fate un bel nodino al filo. E lo congiungete a questo. E lo cucite a mano qui, ok? In questo modo. Ora lo fisso per bene e poi si appuntano ai passanti lì, eh? Tanto come si cuce lo saprete, eh? Finisco di appuntarlo. Una volta fissata questa fascia qui che regge le codine e il fiocco, regolate bene che sia centrato, che siano lunghe uguali queste qui, che siano proprio perfette così, e questi lo stesso, aggiustate tutte le piegoline e di qua con l'ago prendete un po' di fiocco così e lo collegate lo fissate a questo passante qui. In modo che non si sposta più e qualche punto lo date anche alle codine, così sono tutti bloccati. Ecco, dovuto andare a passare di là, andava strano.
anche alle codine, prendete anche le codine e fissate anche loro. Vai lì, così, così non si sposteranno più. E fissiamo, tanto dovrà stare fermo, basta fissarlo da una parte, ok? Ora ci si fa un altro nodo qua e si vanno a fissare lì. Ecco qua. Ora questi andremo a metterli uno di qui e uno di qua, così, in questo modo. Quindi come si fa? Si fa così, si leva questo, si mette questo, si mette qui, leggermente sopra al velcro, anziché, altrimenti non ci cucite, scusatemi, prendo così, anzi, prendo così, pollice, indice qui, pollice di là, giro, lo metto bello centrato e qui vado a dare dei punti per fissarlo a questo copriforno, ok? Non entra, eh? Prendete un ago più sottile, eh? Io ho preso un ago massiccio, un po' grosso. Do qualche punto in modo da fissarli tutti e due. Bene, il video è terminato. Io vi faccio vedere la versione elegante e la versione shabby. Sono lo stesso identico modello. Cambia soltanto la decorazione, in quanto il pizzo qui l'ho messo alla punta e in fondo e qui l'ho messo all'organza. Come potete vedere, poi è lo stesso modello, le stesse misure, tutto uguale. L'unica cosa che vi dico, se lo fate in tessuto panama tipo questo qui, tipo che è un tipo tovagliato, la fascia in cima vi tenderà a venire in avanti e qui a fare una leggera incurvatura. Allora, all'interno, come vedete, io è bello rigido. All'interno ho inserito in questa fascia qui, prima di cucirla, una striscia di questo pannolenci qui, quello dei cinesi, che rimane rigido anche se io lo accartoccio tutto e ritorna alla sua forma iniziale di un millimetro, ok? Quindi lo inserite dentro e poi cucite senza toccare questo, cucite solo stoffa con stoffa. Questo lo inserite soltanto una striscia all'interno che serve per sostenere il copriforno, ok? E quindi vi tornerà bene. Quindi o elegante o shabby, a voi la scelta. Io come sempre vi ringrazio di avermi seguito. Se vi è piaciuto questo progetto, questo modello, mettete un mi piace, per me è molto importante. Condividete, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati sui nuovi tutorial. E come sempre un bacione dalla Beche. Ciao!